Bella a tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi finalmente ascoltiamo Urania di Glason, il suo primo album ufficiale. È stato largamente preannunciato roba tipo di un mese fa e finalmente fuori 3 giorni prima del dovuto e io ho un hype allucinante. Motivo per il quale, senza perdere troppo tempo, andrei subito con la prima traccia, Glory. Senti che... bello. Bad bitch con me vuole solo Hermes. Grandissimo non hai pistole. Ho VVS proprio come un serpente. Conosco gente che conosce altra gente. Nessuno fotte con fiammangente. Armi nel back perché siamo in guerra. Trovi in giro Mercedes GLC. Porta soldi falsi dentro la Louis V. Devo essere più sveglio sul pianeta Terra. Non sei nello spazio, sei finito sotto terra. Va bene. Gentili spettatori. Una cosa che si nota subito sin dal titolo della canzone è atto 1, essenzialmente perché il disco è stato diviso in 3 atti, ognuno con un concept ben preciso, e ogni atto è formato da 4 tracce per un totale di 12, che è la durata complessiva dell'album. Comunque bella intro perché ti mette subito in pieno mood dell'album, anche con quel countdown. Produzione di Kid Sub e The Lave, bella, mi è piaciuta. Alla fine la canzone dura 1 minuto e mezzo perché il resto è tutto Urania. 3, 2, 1. Vabbè, insomma, avete capito. Comunque, bella intro, ci sta. Procediamo con la seconda canzone, Soldi li so fare. Senti che beat. Ti sei informato su di me, ma ti sei informato male male. Con la faccia da bimbo, ma sai che io sono il male. Hey. Male. Hai una pistola, non sei ricco. Oh mamma mia, che sono. Più uno shooter e l'affitto. Tra 2 anni fa già un omicidio. Yeah, yeah. Gente mi viene a cercare care. Yeah. Troielle posso salutare tare. Broder, i soldi fanno male male, ma li sappiamo fare bene bene. Yeah. E li sappiamo pure spostare. Questi qui sono tristi da guardare. Yeah. E fiamma gang, i soldi li sa fare. Sai che per ottenere prima o poi devi dare dare. Signori, alla seconda canzone abbiamo trovato la prima, che andremo ad aggiungere in playlist, così come sto facendo adesso. It, bella produzione di Moz, si sente sul beat. E devo dire che per certi versi mi ha dato l'impressione quasi di essere un po' ispirata, no, alla wave Wallet Red di Carti o comunque Ken Carson, tutta questa roba lì. Anche se non è proprio quella roba, e non è proprio quella roba perché Glason, cioè, l'ha fatta totalmente sua, ma ripeto, io ho sentito questa influenza, poi magari mi sbaglio. Comunque It, questa mi è piaciuta tantissimo. La terza canzone è Dieti Lamide parte 2, che io ho già reactato insieme al video, è molto ben fatto. Parlo del video ufficiale della canzone, ma anche la reaction, quindi link in descrizione nel caso in cui voleste sapere cosa ne penso. Quarta canzone, Attività Gang. Le attività della gang sono solo 3, soldi, droga e pinci. Quindi scegli te. È inutile che mi stressi. Ho comprato un G-Wagon. Porto gli amici pesanti che tengono armi, che stanno incazzati. Ho bisogno di una hoe, brother. Guarda come faccio slide. Negro, la tua troia mette like ed è vero. Ok. Poi mi dovete spiegare cosa? Come posso chiamare fratello un infame? Perché oggi splende il sole. Gli ho dato la location, quindi ho chiamato Spender. E lui mi ha fatto scendere. Ci ho mandato quella Nest a cui Spendi aveva dato il mio telefono. Oh, bella questa. Molto figa anche questa. Che sound, che produzione. A sto giro sono stati Young Kid e The Lave, molto bravi. Ma subito appunto mi ha impressionato il sound di queste 4 tracce. Vabbè, tolta Dieti Lamide, che però già la conosciamo, perché è molto particolare. E questa cosa mi piace parecchio. Poi credo che la parte più figa di questa canzone sia la città Same di Spender, in cui nell'intro dice che aveva dato il numero di Glason ad una ragazza e adesso lui dice che ci ha mandato quella Nesty. Vabbè, insomma, se avete sentito quella canzone sapete sicuramente di cosa sto parlando. Molto figa, mi è piaciuta molto questa. Iniziamo con l'atto 2 e con Diretta Mondiale, 5ª traccia. Diretta Mondiale, sto fottendo la tua bitch. Sto sti rapper dorme piscio come in una okay. Street. Senti il beat. Brother, nel Montclerò, droghe. Diretta Mondiale, sto fottendo la tua bitch. Chiamano sul blocco e allora sta sopra Rion. Diretta Mondiale, che mi riempio di droghe. La tua troia me la fotto perché sono un trendsetter. Sono un game changer. Nel tuo blocco sopravvivo con le mani in tasca. Sto fumando un back, troia, sto fumando l'auto. Ancora che ti attacchi dopo un anno che è passato.
Qua addirittura abbiamo una produzione a tre mani, o forse dovrei dire sei, ma comunque ci sono Kid Sub, Delave e Moz. Devo dire che tutti e tre si fanno sentire, perché la produzione di questa traccia è ancora una volta assurda. Ora chiaramente questo atto deve ancora continuare, ma secondo me già si sente un cambio proprio di mood rispetto a quelle quattro tracce. Passiamo con la sesta, Casino, il primo featuring, no il secondo, il primo era Zyrtec, Spender in questo caso. Ok, va bene. Bussa due volte per chi. Ehi, visto i capelli per sentirti dire che sei la mia pizza. Lo sì. Le botte dei nemici per terra. Se vuole la lane come fossi prima, un doppio carrione, una tenta di coca. Dici che puoi pullarmi e fare un casino. È negro punto tutto su di noi al casino. Sì che mi chiede, me lo dai, glielo do a Ness. Tieni, vuole che scendo e che le mangio la candy. Sembra che ho grills, sapori di ferro sui denti. Sono 100-100 concentrato a tenerla wetty. Voglio spendere la min, intro, punto su di me. Vado lì, cash out, boom boom, din din din. Abbiamo così anche la seconda canzone aggiunta alla playlist e ragazzi questa è veramente clamorosa, mi è piaciuta tantissimo. Già da quando avevo sentito il trailer sulle sue storie ero uscito di testa. Bella la cheat del ritornello che è presa da una canzone famosissima che indovinate un po', chiaramente non mi viene in mente. Ancora una volta produzione mega di Moz, pure Spender c'è stato benissimo in pieno mood. Loro già abbiamo avuto modo di sentirli insieme, sono devastanti e questa probabilmente la loro miglior canzone, non vorrei dirlo. Esiste Glielo Do, è vero, però questa è clamorosa. Poi non so se è una citazione o meno, ma Spender secondo me cita Wetty, la canzone di Favi Foreign, nella sua strofa. Questa vabbè, ve lo dico giusto così per curiosità. Andiamo con la prossima, Fiamma Gang Home Invasion featuring Chioda. Ora mio fratello, ma con me non puoi toccare una fiamma che è un po' troppo fica. Se sei lo scoparti ma non scalda mica, però non so se lo so. Segreto come Tony 2000, stupida bisla se non mi chiedi. Okay. Il mio poema vecchio, Ademo, bitch vuole il dick, perché no? Brother, non parlare di Bugatti, okay. Me lo sto chiedendo ancora, ancora, mamma ancora. Che drop. E non penso più al quieto vivere, perché qua era più sopravvivere. Sono perplesso perché no, chiaramente mi è piaciuta, non preoccupatevi. Il beat è di Moz, anche in questo caso figo, molto questo sulla wave proprio Wallot Red, Ken Carson, insomma tutta quella roba lì. E sono sorpreso perché Chioda non me lo sarei mai aspettato, cioè è assurdo. Invece c'è stato molto bene, la sua parte è molto musicale, poi lui vabbè sa cantare molto bene secondo me. Poi c'è la seconda strofa di Glasson che sicuramente è più hard, però davvero da questo miscuglio di robe è uscito un risultato per niente male. Passiamo alla prossima, Gelare Fiamma. Io non amo questa bitch, ci sto sulla tre. Troppe droghe, sembra un film, ma non vuoi mica me. Che quando vivevamo in tre in una stanza, mia mano a mano, tu stammi vicino. Può nascere un fiore nel nostro giardino. Può nascere un fiore da questo mio amore per la gang. Vuoi la cura, ascoltiamo in Cure. Questa è la Calabria, questo è il vero hood. Minchia, la giovane in G.O.P. Si è carneggio fatto, passa la cartina. Se vuoi lo smog, venite a prendere. Ok. Mono, mono, e neanche l'inverno può gelare fiamma. Chiam fiamma, di che cazzo parli? Gli si dicono sembra roba. Ok. Le parole tutti bravi, no. Chi mi snizza sappia che lo troverò. Quando ancora ti rubo un sorriso. Via mono, mono. Minchia, bellissima questa. Cioè, sono un po' senza parole perché non me l'aspettavo e non so descriverla, è proprio bella, è bella. Si chiude così il secondo atto e ora che ci penso, anche nel primo atto mi sembrava che la quarta canzone fungesse un po' da outro e anche in questo caso secondo me è successa un po' la stessa cosa, quindi vediamo anche se il terzo atto avrà un outro, però quella sarà l'outro dell'album, quindi immagino che lui ha anche lavorato su questo punto di vista, cioè ogni atto ha un inizio e una fine ed è molto figo. Lui stesso, se non sbaglio, aveva detto sui social che questa secondo lui era la canzone meglio riuscita ed è sicuramente una delle migliori che abbia fatto. Nel ritornello chiaramente
ovviamente c'è la citazione a mano di Rino Gaetano, e lo so questa volta perché lo ammetto, sono andato a cercarlo perché chiaramente era una cosa che avevo già sentito, sicuramente un bel gesto, e prima che me lo scordo, produzione di Kid Sub, perché qui è stato veramente assurdo, bellissimo beat. Iniziamo il terzo atto e andiamo avanti con la 12ª, 11ª, 10ª, 9ª traccia, lo Stato contro Francesco D'Alessandro. Ho federali addosso ma non siamo in USA, fiamma ganga quelle troie che sono tornate al 2000. Siamo con le bici, abbiamo estendo clip, abbiamo esteso business. AMG baby, accendi quella luce, vuole portare d'angelo, care donne nude, vuole fare il passo, vuole prenderla delante. Please baby, basta parti a Los Angeles, guarda dentro gli occhi, fuori esce il tuo collagene. Sono misogino da quando sono nato, petti collaterali, non malaro. Sono in combutta con i calabresi, stronzi fotteranno, okay, fiamma, che switch in piazza pesi, ti fanno sparire sim salabim. Dici che investi i tuoi soldi sim salabingo. Sciarpa barber in cashmere, jeans Dior, mi vedi perdi diottrie, poi cambia volto come Dio con le dottrine. Assurda anche solo perché è stata messa dopo Gelare Fiamma, che è una canzone diciamo totalmente opposta. Comunque non ve l'ho detto all'inizio, ve lo dico ora, ma avrete avuto modo di sentirli. Ospiti della canzone Catra, Italo Svelto, e che dire, sembra un pezzo che ti porta indietro di 20 anni, di 10 anni, boom bap, rap puro, cioè proprio rap, questo è rap. Francesco D'Alessandro, se non sbaglio, dovrebbe essere il vero nome di Glason, ma dovrei essere abbastanza sicuro, cioè lo sono. Bella la produzione The Lave Kid Sub, e ce n'è un altro che non lo leggo, datemi un secondo e ve lo dico. È Young Kid, ok, quindi anche in questo caso sono tre producer, e mi piace anche l'idea che nella prima traccia si alternano Catra e Glason, ancora una volta coppia devastante. Catra, droppa qualcosa, te lo chiedo per favore. E invece nella seconda parte della canzone si alternano Glason e Italo Svelto. Italo Svelto pure abbiamo avuto modo di conoscerlo su questo canale, fortissimo quando si tratta di rappare in questa maniera. Devo dire che Glason è andato più che sul sicuro scegliendo lui. Andiamo avanti con Lester. Lester, mosso fra sedia rotelle, voglio un nuovo Mercedes. Oh, anch'io. Ho dei diamanti che pisciano bianco, ho degli amici che forse ti sparano. Baby già convinta di vedermi in una fiamma che è famosa per farsi due gambe. Ok. Non mi chiami più my darling, sono passato ai fogli bianchi, mi bastavano i viola, quindi figurati verdi. Voglio un nuovo Mercedes, mi da missioni Lester. Anche di questa traccia, se non sbaglio, ne avevano già mezzo parlato, nel senso forse Ammo, non mi ricordo, qualcun altro insomma aveva detto che secondo lui era la migliore dell'album ed è figa. Mi è piaciuta, sinceramente gli metto davanti altre canzoni, però è figa anche solo per la sola cheat, insomma Lester, il personaggio di GTA 5. E ancora una volta il sound è quasi, direi, completamente diverso dalle altre canzoni, cioè è come se ogni canzone avesse una parte di Glason, assurdo. Veramente mi sta piacendo un casino sto album. Passiamo alla prossima, che in realtà è già uscita, è Al Pacino featuring Ammon e Tony 2000. Io già la conosco, però riascoltiamola. Io ci sto sempre Al Pacino, vedi fiamma gang, literi c'è quel giro, mi tolgo nel respiro, sto nel cervello di tutti come la droga. Il picciotto che mi chiama oggi non sta in orario, io ci sto forever Al Pacino al pali, conto sopra il chilo una chilata una brrr. Non parlo baguette, ho fatto il Charlie Hebdo, culo una troia, una macchina, oh, senti che flow. Questo flow l'ho già sentito. Ho derubato, ecco, un tonino, l'ho rifatto allo stesso, ma vestito in modo diverso, okay. L'ho fatto così sporco, però presto mi detesto. Ho un orologio molto costoso e non viene dalla Svizzera. Vera trap italiana, non è come in America. Ho una coppa in mano e mi sembro cinese. Polizia, dico buonasera Johnson. Buonasera. Già la conoscevamo, era uscito come primo singolo estratto da Urania, Hit. Tre nomi, tre certezze: Glason, Ammon e Tony. Se dovessi fare una classifica in base ai miei gusti, vi metto al primo posto Glason, perché il ritornello è proprio una hit, cioè l'ha resa lui. Poi Tony, perché c'ha un'attitudine pazzesca, in generale su tutto il pezzo ci sta molto bene, sto aspettando slime musica. E terzo Ammon, che comunque ha spaccato e mi è piaciuto, però insomma rispetto agli altri due un po' di meno. Andiamo con l'ultima canzone, Mondo sulla schiena. Quindi a te sembra normale, ho il mondo sulla schiena, i due cause andate avanti, ma devo farlo anche per gli altri, okay. Fallo per la famiglia, sulla barca di sentite nessuno, West Coast. Parla di che passano i ragazzi, non è trendy per TikTok. Con i capelli colorati, okay. Sto male fra, vorrei riabbracciare mio fratello Angelo Carmine, dirgli che alla fine noi mando sulla schiena, che fa male come l'ernia,
È difficile il doppio se parti dalla Calabria. Quanto parlano del sud questi figli di puttana. Fosse vero, faccio shoot dentro loot. Siamo in sette in una panda. Da ore solo dopo che ho potuto chiamarla via. Sembra normale, fallo per la famiglia. Sulla barca tutti quanti e non c'hai capito infatti. Anche questa molto bella, una signora outro incazzata, ma allo stesso tempo anche abbastanza musicale, soprattutto nel ritornello. E queste ultime due tracce su tutte le altre, ma forse devo riascoltarlo meglio in alcuni punti, mi sono anche sembrate le uniche due o comunque le canzoni in cui si sente di più l'influenza del West Coast, che lui comunque insieme a Catra ha dimostrato di saper fare super bene con Ice Climbers. Questa forse un pizzico in più di Al Pacino. Che dire di tutto l'album? Una bomba, davvero mi è piaciuto un casino. C'è praticamente ogni tipo di sound che Glason sa fare, li ha praticamente raggruppati tutti in un album, e anche a livello musicale l'album è prodotto secondo me di Cristo. Se dovessi fare una classifica degli atti, sono indecisissimo su quale preferire tra il 2 e il 3, che sono quelli che mi hanno colpito di più. Anche l'uno è fatto molto bene, ma sia il secondo che il terzo mi hanno veramente impressionato. Voi cosa ne pensate invece? L'album vi è piaciuto? Siete contenti finalmente che è uscito Urania? Ha soddisfatto le vostre aspettative? Quale atto avete preferito? Quale canzone avete preferito? Fatemelo sapere qui sotto con un commento. Se il video vi è piaciuto vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, nel caso in cui non lo foste iscrivetevi al canale, condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slap.